abbiamo avuto un aumento dei costi energetici, un aumento dei costi energetici del 60-70%, in alcuni comuni del 100%. Nel mio comune, per continuare a fare degli esempi, siamo passati da 7 milioni a 16 milioni di euro, più 123%. Abbiamo ottenuto dei ristori dallo Stato, tanti soldi, 860 milioni, 1,2 miliardi, tutto il comparto, se teniamo insieme anche province e città metropolitane. Ma non bastano, perché quegli aumenti, quei ristori, ci stanno coprendo il 50-55% dell'impennata che abbiamo avuto di quei costi, che sono anche diversi da comune a comune. E quindi noi stiamo chiedendo di aiutarci con 200-300 milioni entro la fine dell'anno. So che il governo l'altro giorno, ma ce lo diranno in questi giorni i ministri, in queste ore, hanno approvato un decreto che si chiama decreto accise, dove ci sono delle risorse già per il 2022. Sappiamo anche che ci sono delle risorse per cominciare ad affrontare il 2023. Sappiamo bene che viviamo in una situazione di ristrettezze, però, come dire, sapere che abbiamo già delle risorse per cominciare ad affrontare i primi mesi dell'anno prossimo e magari fare come abbiamo fatto per quest'anno, che a trimestri sono arrivate delle risorse, un po', come dire, ci rasserena rispetto a qualche giorno fa.